Bentornati a Eco TV Racconta. Anche oggi continueremo insieme il nostro viaggio alla scoperta di nuove storie. Cominciamo. La scelta di una professione fatta con il cuore, l'obiettivo primario che i cavalli siano sereni e rilassati e la consapevolezza che il loro benessere venga prima della competizione. Tutto questo è la Scuderia Castelli. L'Ippica è fatta di storie, a volte particolari, ma sempre bellissime, storie che noi amiamo raccontarvi. E oggi lo faremo parlando di tre donne, tre quote rosa dell'Ippica, che la vivono a loro modo. E lo faremo attraverso le loro voci e i loro amatissimi cavalli. Piove, ma il sole oggi a Eco TV lo porta Elena Castelli, ben Buongiorno, arrivata. Buongiorno Nicole. E grazie soprattutto di averci accolti in quella che è la vostra scuderia. È stato un piacere. E noi siamo ovviamente a fianco a uno dei cavalli della scuderia Castelli e con Elena abbiamo deciso di raccontarvi in rosa qual è la professione dell'artiere, una professione che Elena ha fatto per anni partendo da giovanissima. Sì, diciamo che la passione per i cavalli ce l'ha trasmessa nostro padre, quindi ci siamo praticamente nate in questo ambiente qui. E sia io che mia sorella abbiamo cominciato prestissimo a lavorare con i cavalli, lei come allenatrice, io ho sempre cercato di darle una mano nella gestione della scuderia. Arriviamo presto a scuderia, verso le 5:30, svegliamo i cavalli, diciamo, perché li portiamo la colazione e controlliamo subito che sia tutto in ordine, che il box sia come lo lasciano tutti i giorni, perché comunque i cavalli li conosciamo tutti e sappiamo le loro abitudini. Gli diamo la colazione, controlliamo le gambe che non abbiano avuto problemi durante la notte e poi procediamo nella gestione delle uscite dei cavalli, quindi i cavalli vengono puliti per la prima uscita, arrivano ragazzi che li monteranno, li sellano e li portano fuori in pista ad allenarsi. Ora noi partiamo sempre dal presupposto che i cavalli devono stare tranquilli, quindi noi facciamo sempre di tutto per farli stare tranquilli, li coccoliamo. A volte qualcuno ci dice anche troppo, ma per noi è fondamentale un cavallo sereno per il rendimento. Ecco. Elena, dicono che le donne, un artiere donna è un disastro perché vizia troppo i cavalli, sei d'accordo? Ma sì. Proprio no, per il disastro no, ma per il discorso del viziare sì, a me piace tantissimo viziare i cavalli. Cioè per me sono animali domestici, ecco, è come se fossero animali da compagnia. Allora, l'unica nota stonata di questo momento in rosa è Stefano, ma che abbiamo voluto fortemente perché è uno dei ragazzi di scuderia di Elisa ed è insomma un ippico vero. Sì, devo dire che a sua difesa, per quello che abbiamo detto fino adesso, che ha un approccio molto femminile anche lui con i cavalli. Un'attenzione davvero molto particolare, oserei dire quasi maniacale, Elisa, la tua ma da sempre. Tu sei una donna che nei cavalli c'è praticamente nata e hai un modo di approcciarti a questo lavoro particolare, un rapporto quasi viscerale, no? No, brava, come ha detto Elena, diciamo forse il mio punto debole è proprio quello dell'animalista che è in me, cioè non riesco veramente a considerarlo un animale da sfruttare ed è un difetto forse in questo ambiente dove bisognerebbe essere un pochino più scaltri e comunque non affezionarsi. Io, diciamo, è una sofferenza a volte veder correre il cavallo, è una sofferenza vederlo in difficoltà. E anche quando va via, per quanto si cerca sempre di trovare delle situazioni, diciamo, più possibili, ecco, che possano metterlo nelle migliori condizioni, però è sempre un pezzo di cuore che se ne va. Un dispiacere, certo, non si riesce a fare a meno, purtroppo. E ripeto, è un difetto, non lo considero un pregio.
E i tuoi cavalli sono tutti molto rilassati, intanto lui continua veramente sì, sì, a far capolino. No, lo sono, ho parlato prima con Elena del discorso delle capezze, no? Tu non usi cifre, ma non lo fai per un motivo. Non mi piace, non mi piace, a parte ritengo pericoloso il cifre e poi comunque non ne vedo nemmeno la necessità, se poi un cavallo scappa andrà a farsi una giratina lì sotto l'albero a mangiare l'erba, non è che va tanto oltre. A volte si divertono anche, brava, no? Lo fanno volutamente, c'è cioè un modo di giocare che loro hanno. La maggior parte, l'altro giorno ha corso Shikami e dopo la corsa l'abbiamo lasciato sciolto qui, per dire, si è messo lì, ha mangiato l'erba, si è rilassato, era tutto contento. Non pensare, insomma, poi l'abitudine fa tanto. E lui è il protagonista. E io sono straconvinta, Elisa, e insomma a me non me lo toglierà mai dalla testa nessuno, che i cavalli si rendono esattamente conto di, appunto, quando sono protagonisti, quando vincono, quando perdono. Cioè lo sguardo di un cavallo, la fierezza del suo ritornare al tondino quando vince. D'accordissimo, infatti secondo me ci sono dei cavalli che a non arrivare si avviliscono anche, cioè io proprio lo trovo avvilito un cavallo, quando, ma anche la mattina quando lavorano, no? Se trovano un cavallo più forte che li passa, cioè la fiducia vuol dire tanto. Lui intanto mi sta ciucciando, sì, sì, ed è bellissimo. La gioia più grande che hai avuto nell'ippica qual è stata? Ma la gioia più grande per me è, ora sto dicendo una cosa veramente che esce fuori dagli schemi, perché le corse da vincere una listed o un handicap di minima io non riesco a trovare questa differenza. Vincere la corsa è vincere la corsa. Per me la gioia più grande è quando un cavallo esce da scuderia e lo rivedo nelle mani di qualcuno che gli vuole bene, che lo coccola, per me è quello che mi riempie il cuore. Rapporto con i cavalli, Elisa, particolarissimo, l'avete visto, quasi simbiotico, però non si parla solo di cavalli. Allora, noi abbiamo seguito, avete visto le immagini, abbiamo seguito l'uscita di Elisa Castelli fino alla pista. Saliamo in macchina, eravamo in quattro, saliamo dietro e Elisa mi dice: attente, perché qui c'è la Fox Bag. La Fox Bag? Cioè, raccontacela questa perché è incredibile. No, vabbè, questa è la parte, sempre la diciamo, il tallone d'Achille, che è quello, questa è Elisa, quello dell'animalismo, non è... diciamo, esasperato o esacerbato, vogliamo usare i termini più sofisticati. Cioè io qui ho una marea di animali, dai piccioni che vorrebbero ammazzare tutti che non riusciamo a farlo perché rompono un po' le scatole a volte, e vengono qui a trovarci, vengono a trovarmi un paio di volpi e io mi sento, oltre a un paio di gatti selvatici, e io mi sento ormai, gli ho dato l'abitudine da 2 o 3 anni di lasciarli mangiare e non riesco a farne a meno, quindi tutte le volte che vado a mangiare in qualche ristorante mi faccio fare questa famosa Fox Bag, che raccolgo tutto quello che c'è sul tavolo, a volte rubo anche qualcosa dagli altri tavoli perché comunque per lasciargliela a loro, altrimenti mi sono anche attrezzata, ci avrei delle scatolette, del pane, gli faccio il pastoncino, insomma una cosa un po' impegnativa. Però l'idea che vengono, a volte se torno tardi mi aspettano lì a sedere, che dici, ma... Sai cosa diciamo mi fai venire in mente? Sì. Il Piccolo Principe e quel pezzo meraviglioso del libro nel quale parla della volpe e di quanto sia importante la parola addomesticare, no? Sì, sì, non sono addomesticate nel senso che no, le volpi sono molto timide. No, sì, hai visto? Lo sono. L'hai visto, sono molto timide. Però, ti ripeto, come c'è un gatto che non si faceva prendere, mi sono accorta che veniva ogni tanto a spelluzzicare la roba della volpe, e ora gli lascio anche a lui mangiare sopra. Ma quando anche vai lui in vacanza? Quando vado in vacanza devo lasciare il compito a qualcuno, perché io non potrei andare in vacanza e dormire serena pensando che quelli sono sotto il terrazzo a aspettarmi, non ce la posso fare. E quando fai tardi invece? Quando faccio tardi arrivo e sono un po', insomma, un po' arrabbiatelle. Più che la fatica fisica, secondo me è uno stress emotivo molto forte. La fatica fisica sarebbe proprio il minimo, quello che è veramente impegnativo è lo stress. E cioè dover avere dei risultati, insomma, sono tanti fattori non semplici.
Però credo che al di là di me è ovvio che chi fa questo lavoro lo può fare solo se ha passione, se no è impossibile. Abbiamo cambiato box e siamo finalmente con Alessia Nuti, che ci ha onorato con una meravigliosa felpa rosa, ovviamente griffata Scuderia Castelli. Ben arrivata. Grazie. Come mai dal volteggio, che è una disciplina completamente diversa rispetto a quella dell'ippica, sei arrivata ai puro sangue? Forse, cioè, io sono sempre venuta all'ippodromo fino a quando sono piccina, mi ci ha sempre portato babbo e mi sono sempre piaciuti i cavalli. Volevo fare equitazione io, solo che non mi hanno mai fatto fare equitazione, cioè qualche lezione così. Mio nonno è un direttore di campo, mi ha sempre portato al giro per i maneggi così, però non ho mai montato effettivamente. E un giorno babbo mi portò a Scuderia dalla Savelli e mi iniziò a far montare, cioè feci qualche uscita così. E iniziai, poi ho conosciuto il mio ragazzo attuale, Andrea, e ho iniziato a montare ogni tanto, scuola permettendo. Fu galeotto l'amore per Alessia. Andrea è scappato via, anzi addirittura tu gli hai detto vai via, non ti voglio vedere, perché è un po' timida. Raccontaci qual è la differenza di sensazioni che hai quando fai volteggio rispetto a quando monti in corsa. Completamente diverso. E qua è più adrenalina e tutto, là è più un po' di ansia, di sbagliare così, però non c'hai quell'adrenalina che c'hai qua. L'adrenalina ti arriva nel momento della sgabbiata o nel momento dell'arrivo? Cioè qual è il... Prima di entrare nelle gabbie, fortunatamente c'ho sempre l'ansia di tutto, invece fortunatamente in questo... E nelle corse così sono tranquillissima, cioè nel senso non ho l'ansia. E poi quando arrivi nelle gabbie sei lì con tutta l'adrenalina che ti sale, cercando di fare il meglio possibile, ovviamente. Vedete, qui abbiamo sempre i cavalli curiosi, Alessia. Quindi è l'adrenalina, mentre nel volteggio devi essere molto precisa, sì, devi stare attenta. Pensare più a quello che a... Anche qua, però... È diverso. È una precisione diversa. Sì. Lì sai già cosa. Cioè sono cose che hai preparato da tempo, invece lì tutta una cosa qua nelle corse, tutta una cosa momentanea, attimo. So. Devi gestire l'imprevedibilità, sì. No? Anche dei cavalli e le scelte devono essere fatte nel momento. Esatto, invece lì sai già, è solo lavoro. Alessia, tu sei timidissima, cosa vuoi fare da grande? Di preciso ancora... Ancora non lo sai? No. Cosa stai studiando? Sociosanitario sto facendo. Sociosanitario, quindi comunque una professione. Una professione che ti porta però ad essere a contatto anche con delle situazioni particolari. Se ti dovessi chiedere la cosa più bella che ti regalano i cavalli? Tanto, tanto che penso si può spiegare. L'ippica non è solo investimento e scommessa, ma è passione e amore incondizionato per il cavallo. Oggi conosciamo Damiano Poggi, gentleman, e Ciro Luongo, allenatore. Damiano Poggi è un gentleman che, nonostante la giovane età, ha mostrato talento. Lanciato nella mischia da Ivano Bugatella e Andrea Renzi, sta facendo ulteriori passi avanti nelle scuderie di Ciro Luongo, con il quale ha stabilito un ottimo rapporto umano. Conosciamolo. Mi avvicino all'ippica, in realtà è una storia di famiglia, perché noi siamo nell'ippica da 4-5 generazioni. Appunto, nonno è stato caporale della scuderia Metauro, dove adesso abito, e poi anche della Dormelogiata, ha sempre collaborato con Ubaldo Pandolfi e insomma con Ovidio Pessi. I primi ricordi appunto io ce l'ho sui cavalli di Ovidio Pessi, mi ricordo qua c'è Tonino Cascio, mi ricordo Tonino Cascio mi metteva sui cavalli quando avevo 2-3 anni, che mi metteva sui cavalli a pelo, giravamo intorno al box, e quelli sono i primi ricordi. E poi insomma la passione anche di montare in corsa, no? Te perché hai scelto
di fare il gentleman e non il professionista? Allora, la scelta è stata un po' obbligata perché non riesco a rientrare nel peso per fare il fantino. Quindi sono sempre stato appassionato, da piccolino ho sempre detto di voler fare il fantino e poi dopo, quando ho scoperto che c'era la possibilità di riuscire a prendere questa patente in gentleman in cui il peso non è così restrittivo, mi sono buttato, insomma, e ci ho provato. Bene, anche perché la vita del gentleman è una vita un po' particolare, no? Perché si lavora, magari si lavora, si viene a montare, come mi dicevi prima, microfoni spenti la mattina in scuderia, anche più che altro per tenersi in forma. Sì, certo. E poi si va a giro un po' per tutta l'Italia, però insomma c'è solo un rimborso spese. Sì, diciamo. Sì, lo facciamo semplicemente per divertimento, perché è la cosa che ci piace di più fare in assoluto. Ovviamente la mattina, se riusciamo, veniamo ad allenarci in mattinata per riuscire a rimanere in forma. Ovviamente la corsa è la cosa che ti tiene più in allenamento in assoluto. E poi la mattina, sì, la mattina insomma veniamo, ci alleniamo, facciamo un paio di uscite, poi io corro al lavoro, lavoro al Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo, che fortunatamente, ringrazio infatti il presidente Andrea Burlandi e il mio capo, e il giù in ufficio che è Pierpaolo Santoro, che fortunatamente mi lasciano andare quando ci sono le gare e le corse senza troppi indugi, sono tranquillo. E la pallavolo per te è un lavoro oppure sei anche appassionato? No, in realtà io ci sono capitato casualmente, dopo finiti gli studi all'università ho fatto un master in marketing e management dello sport, tramite l'università sono entrato in contatto con questa realtà e sono entrato casualmente, non conoscevo niente della pallavolo, anche perché data l'altezza non ho mai praticato, e lì collaboro, faccio ufficio stampa e mi occupo di sponsorizzazioni. Io, oltre ai cavalli, ho un po', sono appassionato di giornalismo sportivo principalmente, e quindi fortunatamente mi sto avviando anche in quel percorso. Adesso collaboro anche con una testata giornalistica che è online, che è Roma Sport e Spettacolo, e spero di riuscire a prendere insomma il patentino per fare il giornalista e poi vedremo. Per il momento siamo sulle 21 vittorie, mi pare, sì. Quest'anno ne ho 4 e speriamo ovviamente di vincerne altre. Qui abbiamo insomma diversi cavalli qui intorno a noi, no? Ci sta chiamando zona d'ombra, sei arrivato l'altro. Guarda, domenica sono quinto, per la prima volta corso a 2003, lo abbiamo provato. E cavallino speciale, io il massimo numero di vittorie ce l'ho con lui, 3 vittorie, ma è veramente, è automatico, fa tutto lui, qualsiasi distanza, qualsiasi andatura, decide anche lui, perché l'ultima volta che abbiamo vinto il 400 al palo ero battuto, ho detto oggi niente, non ce l'abbiamo fatta, invece poi è partito e siamo riusciti a vincerla. Qui abbiamo Pascioccone, Pascioccone accanto, sì. Cavallo che mi dicevi la mattina che è un orologio, va benissimo, tra in appoggio, in corsa cambia. In corsa è molto pigro, sì. Diciamo che in corsa stupisce per quanto faccia al contrario di quello che fa la mattina, però anche lui si è levato qualche bella soddisfazione. Poi con Ciro sicuramente ne saprete parlare assolutamente meglio, ma bel cavallo anche lui. Vecchio Ortos, che è un vecchio po' leone. La punta di diamante, che insomma è quello che porta la mattina Puledri. Sì. È il battistrada. Io l'ho montato un paio di volte, però insomma era già a fine carriera e quindi Ciro poi ha pensato giustamente di mandarlo in pensione. Gli ha fatto levare grandi soddisfazioni e adesso lo coccoliamo più che possiamo. Pasquino sono riuscito a vincere alla prima dell'anno. Ciro me lo ha fatto montare perché l'ho tartassato, è uno dei miei cavalli preferiti in scuderia, l'ho tartassato più che ho potuto e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Non solo Damiano Poggi collabora come amatore, anche Veronica Rossi ogni tanto arriva in scuderia per aiutare il team a preparare i cavalli. Naturalmente sempre sotto la supervisione del trainer Ciro Longo.
Tra il sogno e il cassetto, se parliamo di del contesto dell'Ippica, ovviamente avendo una poledrina, il sogno è sempre quello di riuscire a vincere le corse importanti. In primis Regina Elena e le Oaks, Elite Tesio, queste qui. Poi ovvio che i puledri si sa, non si sa mai quello che ci potranno dare. Se parlo della mia carriera, beh, ovviamente l'Arnaldi, Arnaldi e Gold, che sono le corse che più ci inteso noi alla categoria, ci piacerebbe vincere, ma in realtà per noi la vittoria è la vittoria. Poi sinceramente il sogno più grande è riuscire a vincere con la giubba con i colori di scuderia. Continuiamo la visita nelle scuderie di Ciro Luongo per conoscere l'allenatore e i suoi cavalli più rappresentativi. Un uomo, Ciro, che vive di Ippica, accudendo i suoi pensionari come fossero figli. Le sue parole lo testimoniano. C'avevo 13 anni quando sono venuto a Roma, per cui io lavoro con tanta passione perché, cioè, sono innamorato dei cavalli, io amo i cavalli. Per cui mi sveglio mattina presto alle 4, colazione mattino presto, sono io che apro scuderia, sono io che chiudo scuderia, per cui non si fa niente senza di me. C'è tanto amore dei cavalli, in primis, e poi tutto il resto, tutto il lavoro che ci svolgiamo, siamo in 3 o 4 ragazzi, un bel team, tutti con me che amano i cavalli, e per cui andiamo avanti con questa teoria. Ma com'è nato questo amore? Cioè, 13 anni perché? È nato, ecco, io ho mio fratello che poi ci ha lasciato a 37 anni, mi ha lasciato, che era un grandissimo fantino, ha vinto la classifica, e diciamo che lui è venuto prima di me a Roma, che c'avevamo uno zio che era Peppe Pisa, Giuseppe Pisa, per cui siamo iniziati tutto da lì, e proprio in questa scuderia qua noi da ragazzina abbiamo iniziato con i cavalli, in questa scuderia che c'era Peppe Pisa, noi eravamo ragazzine, avevamo 13 anni, e da qui proprio abbiamo iniziato tutta la nostra carriera, sia io sia mio fratello. Adesso in questo momento ho 16 cavalli, ce n'ho 8 cavalli della Rosso Blu e poi il resto vari proprietari. Però sono arrivati da poco 2 cavalli, no? Sì, ieri sono arrivato Hurricane Dream. È arrivato ieri Hurricane Dream, che l'ha comprata la scuderia Gemar. E poi 2 mesi fa è arrivato qua Private Gateway della Rosso Blu, che ha acquistato da Marco Botti in Inghilterra. Bene, cavallo già corso, no? Me l'hai detto. Lei in Inghilterra ha già corso, ha fatto 6 corse. E per noi ha corso 10 giorni fa in una Maiden, fa terzo correndo molto bene, insomma. Qui abbiamo Elbe, una cavalla che ha debuttato e benissimo, sembrava che c'era una scuderia, una cavalla discreta, diciamo. Poi una bella, una brutta, questione un pochettino ulcerosa, faceva una corsa e diventava un po' bruttarella, poi se ci riusciva a tirarlo su, e insomma ci ha fatto un po' tribolare. Fino all'ultima volta a Napoli, dove la favorita, ha detto oggi ci siamo, poi vince, la cavalla non si piazza, non riusciamo a capire il motivo, è rientrata con un occhio bianco e sembrava che perdesse l'occhio. Causa un ferro, no? Causa da un ferro o da una sassata enorme. E si può vedere, c'è ancora un pochettino di bianco in quest'occhio, che diciamo, ecco, si vede ancora un pochettino di bianco. Il dottore era quasi convinto di togliergli l'occhio, invece piano piano con le cure, con gli antibiotici, standogli addosso tanto, siamo riusciti a recuperare la cavalla e sconvincere anche il dottore. Pasquino è un cavallo che da Pulletra mi ha fatto. Era morto 3 volte gli ho salvato la vita, credimi. Pasquino c'ha una storia dietro che non finisce mai.
perché prima si era girato l'intestino, volevamo portarlo in clinica, poi dopo alla fine siamo riusciti, con Flebb e il tondino siamo riusciti a salvargli. Poi è venuta un'influenza, ha fatto 20 giorni con la febbre a 42, era sdraiato, era morto, siamo riusciti, ma l'ha avuto di tutto Pasquini, girava al box come un pazzo. Poi fortunatamente piano piano con il tempo, standogli addosso così, siamo riusciti a calmarlo, a tirarlo su. Infatti lui ha debuttato tardi, ha debuttato a 3 anni, e poi è stato un cavallo che è stato sempre sfortunato sui terreni, perché lui 1600 lo vede, anche se ci ha vinto, però è una distanza un po' troppo breve per lui. Perché lui è un po' morbicchione? No, è buono, lui è un cavallo, questo è il cavallo dei bambini. Io ho una ragazza e lui, sono innamorata di questo cavallo perché è un cavallo bravissimo, ha montato, guarda, è nel box non tanto, ma nel montato è... Si fa volere veramente bene. Insomma, il cavallo in divenire anche lui, no? L'ultima prestazione è stata fantastica. Proprio spettacolare, sì. Pure perché, ecco, ripeto, è un cavallo che ha sofferto tanto da Pulletro, e per cui andando avanti col tempo, secondo me ci dà delle belle soddisfazioni. Anche se ha 5 anni, però deve ancora crescere, è ancora un bambinone. I miei metodi di allenamento sono semplicissimi, come ripeto, ho dei ragazzi fantastici a scuderia, tranquilli, che amano i cavalli, uscite lunghe e tranquille, i lavori, diciamo, ecco, di routine, quante sono sotto corsa, diciamo, nel senso, ci sono cavalli che possono correre ogni 15-20 giorni, per cui grossi lavori non è che li facciamo. Per cui, ecco, forse il mio allenamento è proprio questo qua, la tranquillità, sta fuori tanto, tranquillo. Ho recuperato parecchi cavalli usando un pochettino questo metodo. Poi, ecco, tanto amore, standogli addosso, anche il minimo particolare non va mai, diciamo, escluso, va sempre tutto quello che ci hanno bisogno, credimi. L'amore. Per cui si lavori con così, ecco, no? Bravo, tanta passione, amore, per cui nelle piccolezze, tante piccolezze fanno la differenza. La mattina quando mi sveglio non vedo l'ora di arrivare a scuderia. E ecco, comincio a dargli le colazioni perché so che è l'orario che aspettano di far colazione, con piene d'erba medica, con tante tante cose, le colazioni ti aspettano alla porta, per cui a volte la domenica vado un po' più tardi, ma anche i cavalli sono abitudinari, non c'è niente da fare. Il cavallo che esce alle 6 di mattina, lo porti fuori alle 7 e già vedi che lo va fuori, è nervoso. Per cui il cavallo abitudinale sa l'orario suo che mangia, l'orario suo che esce. E sanno anche magari quando il pomeriggio corrono. Esatto, è vero, perché... questa è una cosa vera, perché il cavallo si prepara già mentalmente quando un cavallo corre. Quando tu 3-4 giorni prima fai un piccolo lavoretto, quel po' che c'ha bisogno, il cavallo già si prepara e già sa che deve. Che sta andando incontro a una corsa. L'empatia e la collaborazione devono sempre essere al centro del rapporto tra cavallo e uomo, specie se si tratta di monta da lavoro, ce lo spiega Ranch Academy. Cari amici di EcoTV, siamo qua per presentarvi una coppia di cavalli. Coppia perché stanno insieme chiaramente nella loro vita privata, ma lavorano anche insieme con i cavalli ovviamente. Lui ha iniziato a montare all'età di 4 anni ed essendo originario della Maremma laziale ha subito, diciamo, intrapreso il percorso della monta da lavoro insieme ai butteri. Dopodiché ha unito anche la passione per le tradizioni equestri iberiche e poi ha finito la sua formazione lavorando come cowboy negli Stati Uniti. Lei invece ha iniziato il suo percorso un pochino più tardi, pur avendo sempre avuto nel cuore gli Astursones, i cavalli che sono originari della sua terra madre, le Asturie. Ha iniziato con il salto ostacoli, il dressage, dopodiché è passata alla passione per la monta americana, è arrivata a competere anche al Futurity negli Stati Uniti, che tutti sappiamo è la competizione più importante di reining.
Si è avvicinata al mondo, diciamo, dell'horsemanship, incontrando anche Pat Parelli. Ha lavorato, insomma, con tutti i più grandi come Michel Robert, come Carlo Mascheroni per il mondo degli attacchi. Insomma, veramente una cultura equestre a tutto tondo. Stiamo parlando di Drew Mischianti, Natalia Estrada. I due si conoscono nel 2006, proprio in occasione di un corso di equitazione americana tenuto da Drew. In quell'occasione Natalia si appassiona ancora di più a quello che è il mondo dei working cowboys e delle tradizioni equestri dei ranch. E da lì non si sono più lasciati e hanno deciso di fondare anche Ranch Academy. Siamo venuti a trovarli nel cuore della Toscana in occasione di uno dei loro clinic, in modo da poter vivere più da vicino questa esperienza di come si crea l'armonia e la fiducia reciproca tra cavallo e cavaliere e soprattutto per farci spiegare quando, come e perché è nata Ranch Academy. Siamo qua in compagnia di Natalia e chi meglio di lei ci può raccontare come è nata Ranch Academy? Ranch Academy è una lunga storia, però la facciamo breve così prendiamo il sunto degli ultimi 3 secondi. Siamo Drew ed io, alla fine. No, è nata perché quando ci siamo incontrati abbiamo visto un po' la necessità che c'era di promuovere il cavallo da ranch, quindi un cavallo che sia un po' all'around, che riesca a fare tutto. Esatto, un cavallo con il quale puoi uscire in passeggiata, puoi lavorare il bestiame, puoi farti una garetta di qualsiasi disciplina che tu voglia. Quindi il ranch è proprio il nostro posto dove viviamo, abbiamo un bel po' di cavalli, un bel po' di bestiame, e quindi insegnare agli appassionati, perché no, anche alla gente che lo fa di mestiere come noi, quali sono le tecniche nel rispetto del cavallo e anche nel rispetto del bestiame è diventata la nostra vita, la nostra priorità. Ma io so anche che voi avete avuto, diciamo, un mentore, una persona che ha ispirato e ha dato poi concretamente vita a questo progetto, che è la persona poi che voi rappresentate. Sì, in Italia, esattamente, in noi siamo la scuola di Buck Branham in Europa, siamo molto fieri e orgogliosi di poter dire che siamo l'unica scuola che ha proprio questa caratteristica, questa possibilità di diffondere il metodo di Buck, che nasce da Ray Hunt, nasce anche dai fratelli Dorrance e che è basato su un'equitazione e facendo molta più attenzione a quello che è lo spirito del cavallo, la sua espressione, non soltanto la performance o la parte atletica o tecnica, ma soprattutto cosa pensa il cavallo, perché il cavallo dovrebbe collaborare con noi, perché dovrebbe essere un compagno così prezioso, come convincerlo al posto di costringerlo e come riuscire veramente ad avere un rapporto duraturo senza tanti conflitti, che è quello che fondamentalmente Buck ha portato avanti in tutto il mondo. E una volta all'anno viene qui in Europa, viene in Italia, perché lui ha detto chiaramente che la sua casa in Europa è Italia, e facciamo sempre un clinic ad ottobre dove ci sono cavalieri veramente di tutto il mondo, perché vengono anche dall'America a questo clinic. E quindi vi diamo appuntamento di sicuro al Malaspina, che è un centro qui vicino a Milano. Ah, sì, assolutamente. Le scuderie della Malaspina, bellissime. Che il clinic sarà 18, 19, 20 ottobre. È aperto a uditori e anche a cavalieri, quindi è un'occasione da non perdere, perché Buck è qualcosa. Buck, oltre ad essere il nostro mentore, è un uomo meraviglioso, una persona che ha avuto un passato difficile e tortuoso, ma grazie ai cavalli è diventato veramente un guru dell'equitazione naturale, e credo che sia una persona veramente da conoscere, non solo per la parte horseman, ma anche per la parte man. Umana, certo. Sì. Allora io direi che potremmo andare insieme a vedere un pochino più da vicino quello che voi fate, con cavalli, certo, e cavalieri. Assolutamente, e proprio qua vicino sento già la polvere. Un po' di rumore, le spingiamo in avanti. Adesso il compito è farle arrivare
a metà e farle girare in tondo, di nuovo tornando verso casa. Eccole. Hanno imparato il lavoro. Ovviamente loro hanno quello che si dice cherempia, che sarebbe, sanno dove sta la porta di casa. Eh certo. Quindi adesso gli facciamo cambiare il giro. Una volta che hanno girato, poi è più facile muoverle tutte. È come fosse un branco di pesci. Sì. Io adesso sono esterna, quindi per farle girare di nuovo in tondo, vengo qua dietro e le anticipiamo, vedi? E così loro tornano al punto di partenza. E tornano verso la porta. Esatto. Io Natalia ti ringrazio tantissimo per questa bellissima giornata, interessantissima soprattutto. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. E un'ultima domanda, questo tipo di clinic che voi proponete sono adatti a tutti i tipi di cavalieri o solo chi è interessato al cavallo da lavoro? Ma in realtà horsemanship, la parola inglese, sta per equitazione, quindi in realtà noi quello che facciamo è costruire prima un rapporto molto solido su delle basi buone di comprensione, di collaborazione tra cavallo e cavaliere, dopodiché si possono affrontare qualsiasi tipo di disciplina, si può andare in campagna con il cavallo che sta tranquillo, che non vi salta per aria, e si può fare qualsiasi altra cosa che vi venga in mente. Perché? Perché quando voi avete non soltanto il corpo del cavallo, ma la sua mente, il gioco diventa veramente facile. Quindi è aperto a tutti, veniteci a trovare, siamo Ranch Academy. Drew l'abbiamo perso tra la mandria e Sara ovviamente sei invitata a tornare volentieri anche con il nostro bestiame magari la prossima volta. Io ci sarò sicuramente e chiunque volesse partecipare è benvenuto. Muchas gracias, un beso para todos. Dalle terre del ciclone che siamo qui, eh. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma noi vi aspettiamo sempre qui a EcoTV Racconta.